Benvenuti a Green Japan, il programma che esplora l'innovativo percorso del Giappone verso la neutralità carbonica. Scopriremo come il paese è diventato pioniere nel riciclo della CO2 per ridurre le emissioni prima che entrino nell'atmosfera. L'anidride carbonica è la causa principale del riscaldamento globale. Il Giappone ha dimostrato che la CO2 può essere catturata e immagazzinata in questo complesso nell'area portuale di Tomakomai. Gli esperti sono sicuri che la tecnologia usata in questo centro per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica sarà cruciale per raggiungere le emissioni nette zero in Giappone e nel mondo. CSA è l'acronimo di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica. È una tecnologia che mira a prevenire il riscaldamento globale, catturando la CO2 generata dall'attività industriale e immagazzinandola nel sottosuolo. La fonte di CO2 è un impianto di approvvigionamento per il gas in una raffineria adiacente al centro di cattura e stoccaggio di Tomakomai. Le emissioni contenenti anidride carbonica sono inviate all'impianto di cattura attraverso una conduttura. Riceviamo un massimo di 25 tonnellate di CO2 all'ora, il che equivale a 600 tonnellate al giorno. Il nostro obiettivo era di lavorare 100.000 tonnellate in un anno. 2 anni fa siamo riusciti a iniettare 300.000 tonnellate. Una volta che le emissioni contenenti anidride carbonica arrivano all'impianto di cattura, la CO2 viene separata da queste emissioni e catturata per assorbimento chimico all'interno di 3 torri, che sono le strutture principali del centro. La CO2 viene poi immagazzinata. L'anidride carbonica catturata viene convogliata all'ingresso di questo pozzo, dopo aver applicato una certa pressione. Attraverso questo tubo la CO2 viene inviata agli strati geologici sotto il fondale marino. I 2 pozzi di iniezione del progetto sono stati perforati partendo dalla terraferma per arrivare ai serbatoi sottomarini offshore. Uno dei pozzi è stato convogliato in uno strato di arenaria a una profondità compresa tra 1000 e 1200 metri. L'altro ha raggiunto uno strato vulcanoclastico situato tra i 2004 e i 3000 metri di profondità. L'Agenzia Internazionale dell'Energia stima che entro il 2050 dovremo essere in grado di immagazzinare più di 7 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno, in modo da ottenere emissioni nette zero. Questo permetterebbe di utilizzare i combustibili fossili in modo più pulito o di catturare la CO2 direttamente dall'atmosfera e immagazzinarla nel sottosuolo. Abbiamo visto come la CO2 può essere catturata prima di entrare nell'atmosfera e immagazzinata nel sottosuolo. Ma il Giappone ha anche trovato un modo di utilizzare la CO2 per produrre un cemento carbonio negativo, il CO2 Suicom. Il calcestruzzo ordinario emette circa 288 kg di CO2 per metro cubo durante la produzione, ma il CO2 Suicom è riuscito a raggiungere un'emissione di meno 18 kg. Questo è il primo calcestruzzo al mondo che non solo è carbonio negativo, ma è anche in grado di assorbire CO2 durante il processo di indurimento. La chiave per far sì che ciò accada è l'aggiunta di un materiale speciale che è un sottoprodotto chimico e quindi l'esposizione del calcestruzzo alla CO2. Usiamo anidride carbonica al posto dell'acqua per il processo di stagionatura del CO2 Suicom. La CO2 viene immobilizzata mettendola a contatto con il calcestruzzo quando è ancora in fase di indurimento. Aggiungiamo una miscela speciale. La chiamiamo polvere magica perché solidifica una grande quantità di CO2. Più produciamo questo calcestruzzo magico, più riduciamo la CO2 nell'atmosfera. Questo calcestruzzo ecologico è già stato utilizzato come materiale prefabbricato in vari progetti. Ad esempio, nei cordoli di questa strada principale vicino alla città di Masuda, gli sviluppatori si aspettano di applicare questa tecnologia a una gamma più ampia di materiali in futuro, aprendo così la strada ad un'edilizia ecosostenibile. Per ora è tutto su Green Japan. Abbiamo visto come il Giappone stia riducendo le emissioni di gas serra grazie a tecnologie all'avanguardia, mettendole anche al servizio dei paesi in via di sviluppo. Potete trovare tutti gli episodi di Green Japan sul nostro sito.